Emilio Nasuti, consigliere regionale, che insomma si sta impegnando in questa campagna elettorale. Possiamo fare il punto? Punto, una campagna elettorale complicata, non semplice, sulla scia dell'antipolitica, che credo che vada risolto semplicemente dando il voto a Berlusconi, ma perché lo stesso è stato spodestato dalla carica di Presidente del Consiglio in un momento dove tutte le forze internazionali, parlo della Germania soprattutto e della Francia, hanno voluto, per tramite del Presidente Napolitano, spodestarlo. Credo che l'Italia abbia bisogno in questo determinato momento di riprendere in mano la situazione. Lo possiamo fare col Presidente Berlusconi, lo possiamo fare ridando soprattutto fiducia agli italiani e soprattutto ridando ottimismo agli italiani. Ci siamo fermati in un anno di governo Monti, purtroppo tutti ci siamo fermati, soprattutto mentalmente. C'è una crisi galoppante, non la risolviamo con le chiacchiere ma anche e soprattutto cambiando i nostri costumi. La politica nazionale deve dare segni, perché molto abilmente anche questo ha fatto sì che l'antipolitica venisse avanti. Segni tangibili, come ha fatto il governo regionale abruzzese, come abbiamo fatto noi, con il taglio dei vitalizi, con la riduzione degli stipendi, con il togliere quasi completamente i capitoli ai gruppi regionali. Questi sono segnali che vanno dati, perché se chiediamo sacrifici ai cittadini, anche in primis chi fa politica deve dare per primo il segnale. Però a questo ci si aggiunge che l'Italia deve essere governata da persone credibili. Berlusconi ha dimostrato nella sua vita di essere un ottimo condottiere per quanto attiene. Se solo pensiamo che ogni mese fa 56.000 buste paga, significa che ha molta più fiducia di un Bersani che ha solo svolto attività di funzionario di partito. Mi auguro che la gente rifletta, sono convinto di questo. E poi davanti al voto e davanti al consenso popolare, chapeau, quindi diciamo che vinca il migliore. Noi ci auguriamo che vinca il PDL. Presidente Algirò, il vice sindaco Chiacchia ha malignato un po', lei avrebbe organizzato questa iniziativa con tanta gente in contemporanea alla partita del Milan. Ma noi dobbiamo stare dietro quelli che sono gli impegni del senatore Di Stefano. Ci rammarica non avere visto Chiacchia qui, perché come vice è una battuta, c'era, però poi alle 8:30 è andato a vedere il Milan. Allora, non l'ho visto, tra l'altro c'è stato un incidente brutto, mi dicono, di un camion ribaltato in via Montegrappa, quindi sicuramente gli fischieranno le orecchie. Però è tutto pulito, sono passato io. Sì, perché il sottoscritto, mentre gli altri erano impegnati col vescovo, ha chiamato i vigili urbani che sono intervenuti prontamente, proprio perché molti cittadini mi avevano appunto chiesto, che c'era verificato questo ingorgo, ahimè, brutto per la nostra città. Sì, abbiamo voluto il senatore Di Stefano qui, che essendo pieno di impegni ci ha onorato con la sua visita, ma tra l'altro siamo stati nei tempi, visto che alle 9:10, ad appena 5 minuti dall'inizio della partita, abbiamo finito l'importante incontro con i cittadini, la sala era strapiena, tra l'altro abbiamo avuto paura di prenotare la sala grande, invece molti cittadini sono rimasti, ripeto, fuori, hanno accolto con entusiasmo questo nostro appello, c'è ancora voglia di PDL sia nella nostra città ma nell'intero territorio del Vastese, che sono venuti a trovarci anche molti comuni limitrofi, e dopodiché siamo tutti impegnati, ripeto, per il voto il 24 e 25 prossimo. Ho seguito in questa campagna elettorale il senatore Di Stefano, che è candidato, ripeto, alla Camera dei Deputati in posizione utile, però sta pattugliando tutto il territorio, perché con lui, come me, contro il Porcellum, noi siamo tutti per il voto, il cittadino deve scegliere il proprio referente sul territorio, noi ce l'abbiamo, abbiamo Fabrizio Di Stefano, e quindi sarebbe un delitto non aiutarlo, non fargli avere quel successo che si merita. Abbiamo parlato di temi importanti politici a livello nazionale, lo scandalo Montepaschi, l'antipolitica e il fenomeno Grillo, abbiamo anche gli scandali della magistratura, Finmeccanica, Ilva, che vanno tutto a favore dei partner stranieri, dei competitor stranieri che stanno sottraendo commesse all'Italia. C'è purtroppo una parte politica, il centro-sinistra, che oramai è filo francese, filo tedesco, di quei paesi che stanno massacrando l'Italia, che gli rubano le commesse, che stanno distruggendo l'economia con le stesse tasse che stanno applicando. Si parla addirittura del governo di centro-sinistra che vuole introdurre la patrimoniale, che sarebbe una seconda tassa sulla casa. A questo punto invece c'è una lettera arrivata a tutti gli italiani, intestata per nome a tutti i cittadini, firmata da Silvio Berlusconi,
Berlusconi, che si impegnerà come primo atto del governo ad abolire l'IMU e a addirittura ridare l'IMU sulla prima casa. Sembra il sarcasmo del centro-sinistra, che poi rincorre Berlusconi anche su questi temi. Ricordo le pensioni a 1000 euro fatte come primo atto del governo Berlusconi e la restituzione, e l'annullamento e l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Questo è Berlusconi, che si vuole fidare, ci vuole credere per l'ennesima volta, lo farà, se no ci aspetteranno anni difficili. Voi pensate il disastro per la famiglia e per l'economia italiana che ha potuto portare Monti in un solo anno di governo, figurati l'accoppiata Bersani-Monti per i prossimi 5 anni, cosa porterà nella povertà nel nostro paese. Sindaco, iniziativa di chiusura della campagna elettorale a San Salvo, con molta gente, come si vede dalle immagini. Sì, abbiamo inteso chiudere la campagna elettorale per le politiche qua a San Salvo, a sostegno del candidato alla Camera per il PDL, che è il senatore Di Stefano, certi nella necessità di dover rivedere scelte importantissime per il nostro paese che investono i cittadini italiani e quelli sansalvesi in prima persona, partendo dall'IMU e dalla TARES, che è la nuova tassa sui rifiuti, che scadono secondo quella che è la legislazione attuale a giugno e a luglio di quest'anno. Speriamo di poter arrivare a questo appuntamento in maniera diversa da come è adesso la legislazione, in maniera che possano essere adottate le misure in grado di aiutare le famiglie sansalvesi e quelle italiane, e soprattutto le casse delle famiglie sansalvesi, perché la situazione così com'è sta diventando davvero intollerabile e insopportabile. Auspichiamo un intervento del governo centrale in grado di comprendere le reali situazioni delle famiglie italiane e a quelle che a me stanno a cuore, quelle sansalvesi. In vista precedente lei a Vasta aveva sottolineato che c'era molta gente in quella iniziativa al Palace, in questa a San Salvo c'è molta gente, quindi è sempre più sereno, diciamo. Mi pare proprio di sì, l'aria è buona, anche l'affluenza lo dimostra, e io credo che forse la gente sta comprendendo che la sfida non è soltanto una sfida di destra e sinistra, ma di valori di riferimento, di quelli che difendiamo noi, di cui ci facciamo portatori, e quelli che sono antagonisti a noi. Su questo credo che noi riusciamo a recuperare quella fetta di indecisi che comunque hanno le loro ragioni, un po' delusi, ma ai quali mandiamo il messaggio chiaro e forte che non è possibile un non governo, non è possibile un governo sbagliato, e allora l'unica alternativa è un governo che, quando ha potuto avere i numeri per governare, ha dimostrato che le cose le ha sapute fare e le ha fatte anche con coerenza e con chiarezza. Oggi la sfida è ancora questa, noi abbiamo detto quello che faremo, IMU, abrogazione dell'IMU, incentivazione dei giovani all'occupazione, modifica radicale del sistema di Equitalia. Su questo ci possiamo impegnare e sono convinto che potrebbero essere risposte che diano una svolta a una crisi che attanaglia tutte le famiglie italiane. Senatore, mercoledì a San Salvo, giovedì e venerdì quali sono i suoi appuntamenti a grandi linee? Giovedì chiudo a Pescara, poi a Prato alla Peligna, e poi, siccome io resto un romantico militante di partito, ho detto ai ragazzi che alle 10 di sera andremo ad attaccare ancora una volta Colla e Secchio i manifesti, perché anche questo, e soprattutto questo, è lo spirito della comunità e della militanza che io mi porto dietro da quando avevo 14 anni. Venerdì grande chiusura a Chieti, chiusura regionale con tutti quanti, proprio per significare Chieti, la provincia di Chieti, la sua importanza nel territorio regionale.